canta, canta ancora, che io non mi stanco, canta, fino a quando viene sera, da qui all'eternità. Occhi lucidi e commozione al termine della proiezione al Cinema Edera, dopo le polemiche, l'anteprima per gli studenti del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo aver subito atti di bullismo dai compagni di scuola. Gli studenti di seconda media dell'Istituto Serena di Treviso sono tra i 60.000 ragazzi che hanno assistito alla proiezione e poi al dibattito collegati con Roma. A rispondere alle domande degli studenti, il cast del film e la mamma di Andrea, Teresa Manes, che risponde così quando le chiedono se porti rancore ai bulli di suo figlio. Entrando in quelle chat, dove ho visto scorrere tra le righe la vita di Andrea, che si interfacciava con i suoi compagni, ho visto che c'è stata tanta inconsapevolezza. I ragazzi, i compagni si stavano trasformando piano piano in bulli senza volerlo e Andrea si stava trasformando piano piano in una vittima senza saperlo. Quindi come fai ad avere rancore verso chi non si è reso conto di quello che stava accadendo? Però quello che è accaduto poteva essere usato per farne qualcosa di buono. Ed il film è stato molto apprezzato dai ragazzi. Ci ha insegnato che le parole possono far più male dei fatti, ci dicono emozionati. E quello di oggi, dicono gli insegnanti, è stato un momento educativo importante per lavorare contro il bullismo. Nel nostro istituto non si possono definire proprio atti di bullismo, sono degli scherzi che poi possono cadere in cose più gravi. La prevenzione è la prima cosa. Dal 7 novembre il film sarà nelle sale per il grande pubblico. E ho sentito diversi applausi durante la proiezione, quindi capisco che ai ragazzi è piaciuto. Spero che sia visto da ancora più scuole, perché il messaggio è importante e ci tengo a ribadire che proprio è trattato con grande delicatezza.